Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 8 aprile 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti 35-48. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Il dono del risorto è la pace. Un uomo sente pace quando ha trovato ciò che stava cercando. Un uomo che incontra Gesù trova la pace perché è quello che tutti cercano. Il Vangelo oggi ci racconta che quando i discepoli vedono Gesù risorto sono sconvolti, perché per quanto possano credere alle parole del Signore, non si sarebbero mai aspettati che si realizzassero in quel modo concreto. Anche noi abbiamo oggi un po' di riserve nella fede che diciamo di avere. Eppure Gesù ci dimostra che è tutto vero e gli evangelisti ce lo dimostrano raccontando un particolare. Gesù mangia. Solo chi è vivo e sta bene può mangiare. Ciò significa che la fede in Gesù non è fantasia, non è un modo psicologico per affrontare le difficoltà. La fede in Gesù non è fatta solo di parole, ma di fatti concreti e autentici. Solo così può cambiarci la vita. E allora, quando penso a Gesù, a cosa penso realmente? Come posso rendere concreta la mia fede? Come posso fare in modo che cambi la mia vita? Buona giornata a tutti!